Con le vacanze di Pasqua riapre la stagione 2023 di Pietrasanta, la nostra piccola Atene, sede di molte gallerie che sono tornate con un fermento rinnovato, anche nello spirito, negli allestimenti, nella scelta degli artisti. Siamo stati alla galleria di Giovanni Bonelli, con sede anche a Mantova e Milano, con una mostra che sta aprendo a Milano importante. È scritta in 21 capitoli, che possono essere anche letti come dei racconti, sono 21 racconti, a ognuno dei quali lui assegna il nome di un elemento della tavola periodica, perché lui era un chimico, ha lavorato tutta la vita come chimico, non ha mai smesso di fare, insomma, e quindi ha dato appunto ai capitoli la sua vita, che sono tutti veri, ma probabilmente ci ha anche ricamato sopra, perché era uno scrittore, quindi gli piaceva anche inventare, e ha segnato questi titoli, per cui sono dei titoli sorprendenti, per dei racconti a volte che c'entrano nulla con la chimica, a volte sì. Qui ad esempio c'è il capitolo intitolato Ferro, che è dedicato al ricordo di un ragazzo che era suo compagno di studio all'università, che poi muore partigiano ed era un tipo duro, e quindi lo richiama e lo ricorda come Ferro. E su questa falsariga, insomma, tanti episodi diversi, appunto, a comporre ricordi della sua vita, così, sotto questo segno della chimica. Susanna Orlando nelle sue due sedi pietrasantine. Apre la stagione 2023 che con Pasqua rinnova Pietrasanta, annuncia appunto la stagione estiva. Questa mostra in particolare ci fa sognare con un allestimento singolare. Siamo abituati alla particolarità di Susanna negli allestimenti, ma questa volta ci ha stupito particolarmente. Sì, l'allestimento è particolare perché le opere sono state scelte dalla proprietaria della collezione, e la scelta non l'ho fatta io, perciò mi sono ritrovata in galleria questi capolavori museali, e restringerli in uno spazio privato non è stato facile, perché abbiamo messo insieme sculture, a fotografie, a astratto, a figurativo, artisti dei primi dell'Ottocento, artisti del assolutamente panorama contemporaneo insieme. E devo dire che dopo un po' di fatica si sono armonizzati e è venuta fuori veramente una mostra di cui sono molto orgogliosa. Questo è il punto. E un salto da Lorenzo Poggiali, che ancora non ha riaperto la seconda bellissima sede, una fonderia d'arte a Pietrasanta, e che è attivo a Milano e a Firenze. Intanto noi siamo qua a Pietrasanta, un luogo per noi molto importante, a cui teniamo molto, una delle nostre tre sedi che si aggiunge a quella di Firenze e Milano, e per la nuova apertura di Pietrasanta abbiamo scelto di esporre un lavoro insolito di Roberto Barni, assolutamente meno visto, che non abbiamo mai avuto, un atto muto con due personaggi anziché tre, che forse è quello più conosciuto, non voglio dire più celebre, però più conosciuto, insieme ai lavori di Luca Pignatelli, che invece è un artista che lavora con noi da tanti anni. Questa parentesi per noi molto importante di Pietrasanta si inserisce tra le fiere di Parigi e quella di MiArt, che andremo a inaugurare la settimana prossima, con uno stand dedicato soprattutto ai lavori di Claudio Parmigiani, Arnulf Reiner ed Erwin Wurm.
tre luoghi, tre stili completamente diversi per raccontare la rinascita dell'arte in questo 2023.